No, io come ho detto sempre, l'unica cosa che non mi preoccupa, perché non mi preoccupa niente, mi sembra che non giochino più nel campo grande del Messina e hanno trovato un campo in alternativa più piccolo e sintetico. L'unica, potrebbe essere l'unica difficoltà quella lì, secondo me. Non sono scuse, ma è la realtà. Insomma, se voi mi chiedete quello che il mio pensiero, io vi dico questo. Per il resto non mi... Il resto mi devo preoccupare di noi, insomma, dobbiamo pensare esclusivamente a noi, non dobbiamo pensare agli altri. Tutte le partite hanno delle complicazioni. Noi probabilmente il primo tempo l'abbiamo letta un pochettino male la partita. Io quello che chiedevo ai miei giocatori, e oggi ci siamo allenati anche per questo, nel momento in cui non ci sono spazi non si può rimanere fermi, tu devi creare lo stesso... La profondità, anche se non c'è, ma tutta la devi trovare lo stesso, la profondità breve, quindi devi muoverti in maniera più adeguata. Non ci venivano a pressare i nostri centrocampisti, andavano a prendere palla ai difensori, che non serviva molto, insomma. Quindi è stata una lettura un pochettino errata nel primo tempo. Poi nel secondo tempo mi sembra che realmente non ci sia stata partita, nonostante loro avessero fatto la partita nel primo tempo, nel senso che aspettavano, e quindi noi però i movimenti sono aumentati, abbiamo dato più forse intensità, più voglia di ottenere il risultato e siamo riusciti a recuperare, e probabilmente si meritava la vittoria. Ripeto, oggi abbiamo fatto un lavoro esclusivamente, abbiamo lavorato come si fa sempre, in più abbiamo aggiunto questo tipo di lavoro dove si partiva da una giocata già sulla linea dei centrocampisti, sulla linea del centrocampo, per poter trovare questi spazi che quando non ti vengono a prendere si diminuiscono. Quindi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni per poter far sì che questo svantaggio, diciamo questa problematica, sia il meno possibile. Poi magari vengono a prenderci altri, giocheranno la partita tranquillamente, però probabilmente giocheranno una partita sulla difensiva e in un campo piccolo. È chiaro che sei avvantaggiato, perché se non ci sono grandi spazi fai un po' fatica a poter fare delle giocate. No, cambio di modulo, adesso non devi stravolgere niente, ripeto, abbiamo lavorato per far sì che quelle problematiche che possono uscire fuori cerchiamo di risolverle in maniera intelligente, cercare di muoverci bene, però no, adesso non devi cambiare più niente. Cambiare vuol dire cambiare giocatori o cambiare proprio modo di giocare, no? No, modo di giocare no, ormai si passa da un 4-2-3-1 a un 4-3-3, i moduli sono quelli lì ormai. Cioè, io chiedo molto agli attaccanti, chiedo un certo tipo di lavoro che va a prescindere dal gol. Il gol, dico, secondo me è sempre una conseguenza al lavoro che tu fai, e la priorità è la squadra, è il risultato finale. Quindi io secondo me ormai li conosco bene i miei giocatori, per cui so come stimolarli, so come provocarli, so come coccolarli, quindi è un lavoro non semplicissimo, perché non è semplice, e quindi cerco di tirar fuori il meglio di uno, di quello che può dare, insomma. Quindi a volte, ripeto, io le valutazioni poi le faccio, ma soprattutto su quello che vedo in campo. Io pretendo che si allenino ai 200 all'ora perché mi sembra che sia giusto. Cioè, uno fa un lavoro, lo deve far bene, con impegno e sempre alla massima intensità, soprattutto se tu hai una squadra, come ho detto sempre, dove c'hai delle alternative che sono delle alternative valide, sono alternative che potrebbero essere delle non alternative ma delle priorità. Quindi è chiaro che devi, quello che gioca deve meritarsi il giocare, perché si allena anche molto bene, perché sennò voglio dire, se avessi giocatori scarsi è chiaro che devo fare una valutazione diversa. Non è che posso fare un attaccante che mi fa gol e ne metto un altro che è un ceppo, che non sa fare. Qui mi sembra che sappiano fare un po' tutti. Voglio dire, anche qui non è che perché uno una volta fa gol e debba giocare per forza, uno fa delle valutazioni su tantissime cose, però io da resta secondo me sta facendo bene, un giocatore che ci darà una mano, che ci sta dando una mano, perché ha qualità che gli altri attaccanti non hanno, no? Questa struttura fisica importante, quindi
a volte, se riusciamo a servirlo bene, secondo me ci può dare una grossa mano, per cui non è un problema né di Aderesta né di nessun altro, possono giocare tutti. Ci siamo informati, abbiamo cercato di informarci, abbiamo messo delle spie, quindi, no, abbiamo cercato di informarci. Non so se cambieranno completamente una squadra che ha giocato quasi sempre col 3-5-2, se tu vai a cambiare subito dalla prima partita, a stravolgere la squadra, potrebbe essere giusto, ma potrebbe esserci delle difficoltà, quindi noi sappiamo, ci siamo preparati a giocare contro il 3-5-2, contro il 4-3-3, contro il 4-4-2, quindi le soluzioni le sappiamo, come bisogna fare l'uscita, quello che bisogna fare lo sappiamo, poi si vedrà immediatamente quando andranno in campo, e quindi e da lì sarà una conseguenza. Io c'ho fame di punti. Mi è piaciuto. Ma molta anche. Vedo l'ora. Nelly è un giocatore che ha caratteristiche completamente diverse da Ciccio Brienza. Ciccio Brienza non ce l'ha nessuna le caratteristiche di Ciccio Brienza. Un giocatore che lega molto fra l'attacco e il centrocampo, quindi è un giocatore che ha qualità tecniche, che ti riesce a mettere in porta, riesce a fare delle cose che gli altri giocatori non riescono a fare. Possiamo adottarlo con un giocatore diverso dietro la prima punta, che non è Neglia. C'è una differenza fra la Serie D e le altre categorie, che tu sei condizionato dai giovani. La realtà è quella, cioè tu devi mettere, quando vai a mettere due attaccanti in quella maniera lì e vuoi giocare con Floriano e vuoi giocare anche con l'altro esterno che è un esterno vecchio, quindi devi mettere un giovane in mezzo, quindi trovare l'equilibrio giusto non è facile, ci sono i momenti che lo puoi fare, dei momenti che puoi giocarci tranquillamente con le due punte come Simeri e Iadaresta, perché secondo me insieme ci possono giocare. Confrontiamo da una parte Piovanello dall'altra. Con Piovanello uguale, sì, dopo dipende. Cioè, la problematica qual è? Che quando tu giochi con due punte che ti lavorano solo quando hanno la palla là, è Floriano che è un altro giocatore che è predisposto ad attaccare, e Piovanello che è un altro. Loro in passi non possesso. Cioè, la problematica è che tu devi reggere quattro attaccanti puri, perché la realtà è quella, perché Piovanello, Floriano, Iadaresta e Simeri sono quattro attaccanti, vuol dire non sanno difendere, la realtà è non lo sanno difendere, difendono un pochettino male, quindi tu giochi con due mediani che si devono morire, e devi essere fortunato di trovare due terzini che siano nella situazione ideale per poter reggere e tenere botta. Se ti accorgi che il terzino soffre un pochettino di più, sono quattro attaccanti che non li reggi, un terzino che non lo reggi, è dura. Dopo dipende come giocano gli altri, se gli altri ti vengono a giocare con un 4-3-3, quindi ti vanno a giocare direttamente sul terzino, io devo fare una valutazione diversa, cioè ci sono mille valutazioni per far sì che si possa giocare con due punte.